sassi e cactus. Cactus e sassi. Sassi, sassi. E poi c'è l'acqua. Possono avere tutta l'origine che ti pare, però alla fine, cioè, l'intero pianeta è fatto così. Cioè, è molto più raro trovare degli edifici costruiti dalla civiltà con gli anni, il tempo che ci è voluto per noi, per adattarci all'intero pianeta. Invece no, noi veniamo qua in vacanza a vedere quello che c'è nel 90% del pianeta. I sassi, con le piante, le montagnucce, l'acqua. Ma non mi sto lamentando, io sto dicendo semplicemente qua. Una volta che hai visto un metro quadrato, tu fai una foto, l'hai vista tutta. Copia e incolla. L'hai vista. Non c'è altro da vedere. Formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges, spreading over the entire island. At the same time, huge quantities of lava and ash are scattered over the surrounding countryside. Now, almost three centuries later, life pulsates in the midst of the seas of lava and continues to expand. Un tempo c'era il fotografo che veniva a casa tua, si metteva il telo da fantasma e poi faceva la foto tutto coperto. Adesso non ha più quel senso, perché adesso le fotografie le puoi fare dovunque, non è più un ricordo e basta, perché tu il ricordo lo pubblichi. Ormai venire, cioè viaggiare, ha assunto quella connotazione lì. Vabbè, Frank, facciamo così. Facciamo così. Che ti devo dire?
Ma io ti avevo avvisato però, eh. Io ti avevo avvisato della tipologia di viaggio che stavamo per affrontare. Sì, sì, però io... Però a te piacerà rompere i coglioni. No, non ci speravo. Io speravo che arrivassimo da qualche parte, insomma. Però ci fosse un po' di civiltà. C'è, ma è molto... verificata. No, è molto sparpagliata in piccoli borghi. Cioè... uno viene qua per fuggire. Sassi. Oh, stai vedendo altro. Una settimana così. Stai vedendo altro. Cioè, una strada. Vulcani. Di sassi. Vulcani, sassi. Sono sassi grossi. Sassi piccoli e sassi grossi. Cioè, qua non ci cresce neanche l'erba. Cioè, qua cresce solamente il cactus. Che è la pianta che cresce proprio. Che non vuole saperne un cazzo di avere a che fare con gli esseri umani. Con la vita in generale. Caso, ¿vale? Otra vez por si acaso. Ya sabes, deja el dedo pulsado, ¿vale? Una, dos, tres. No, pero deja el dedo pulsado. Una, dos, tres. Alguna habrá salido bien. Mira, a ver, ¿lo coges? Alguna habrá salido bien. Digo yo, por eso no hay que hacerlo así. Mira, si te pones ahí... Sí, sí, joder, mira, mira. Parece que estoy cayendo. Mira. ¿Lo ves? Ah sì, che c'era quello che c'era quello che andava a tutta velocità sullo strato. Soffiava il naso e nel fazzoletto si ritrovava questi. Si ritrovava sassi. Sassi, cazzo, sassi. Però guarda, cioè, non ti riconcilia con la natura tutto ciò. No. Direi proprio di no.
Cioè che poi mi riconcilia con la natura, che non c'è la natura, cioè qua è tutto cioè non è concepito per la vita. Per la vita. Cioè questo posto è Dio. È proprio per quello che è bello, che è fuori dal mondo. Cioè sembra di stare su un altro pianeta. Per convincere non quelli che vogliono già venire qua in posti dimenticati da Dio, lingue di terra perdute in mezzo al nulla, per camminare in mezzo a quella che chiamano natura, perché questa qua non è natura, questa qui è crema di vulcano solidificata. Però magari provare a convincere chi invece non ci voleva venire, una cosa del genere. Secondo me uscirebbe davvero molto molto meglio, anche perché qua non c'è un cazzo, cioè non c'è niente. Abbiamo dormito più di 5. No, abbiamo dormito 5 ore stanotte. Comunque lo vedo che mi stai filmando, pezzo di merda. Non sei invisibile. Non sei comunque invisibile. Vabbè, domani c'è 4 ore in aereo, che vuoi fare? Morire. Speriamo che cada quella merda. Perché?
Comunque Frank, ti sarò sincero, totalmente rivalutato. Cosa? Sto posto. Ah. Ma più che altro perché pensavo che non ci fosse vita, invece la verità è che è pieno di vita sotto i 40 anni, 50 anni. Sì. Al contrario di noi, che invece noi abbiamo queste città che sono gigantesche, 150.000 abitanti, tutti vecchi, morti. Sono morti che camminano.